Allora, con l'assessore Ciro Borriello, con la proposta che hai lanciato oggi in radio, quella di aprire per lo Stadio San Paolo per queste ultime partite di campionato, con tutte le garanzie del caso, ovviamente, visto che da noi più o meno l'epidemia è sotto controllo. Assolutamente sì, il concetto è proprio questo. Noi dobbiamo capire al momento in cui arriveremo al contagio zero e dai dati regionali, insomma, capiamo che inizio giugno saremo al sicuro, logicamente osservando le prescrizioni che vengono date dal Ministero della Salute e dalle varie organizzazioni sanitarie. Io credo che in totale sicurezza si possa dare la possibilità anche agli stati, insomma, di poter aprire in condizioni minime, insomma, portando poche migliaia, ma quelle poche migliaia, insomma, potrebbero godere di uno spettacolo che meritiamo, perché ormai la fine del campionato merita scenari diversi e non merita quella tristezza che abbiamo visto domenica scorsa in Bundesliga. Logicamente devono sussistere più condizioni di sicurezza, assolutamente, anche soltanto per entrare nei tornelli bisogna rispettare, insomma, la distanza di sicurezza, un po' come avviene quando si sale nel pullman e quando si sale in altri luoghi. Ormai ci stiamo abituando a queste regole. Si aprono i teatri, giustamente siamo contenti, si aprono i cinema, siamo strafelici, diamo anche una possibilità a un altro grande spettacolo che è il calcio e anche altri sport, logicamente, di poter tornare, certo in maniera più ridotta, ma a godere, insomma, dal vivo di uno spettacolo che è straordinario, che è lo sport e in questo caso anche del calcio.